grazie per essere qui con noi in questo 3 luglio 2021, un 3 luglio che ha molti significati. Siamo ritornati quasi liberi da quella che è stata un periodo storico della nostra vita. Per noi comunità di Rosolina, ma per tutta la comunità della nostra nazione, diventa un momento importante per dire un grazie ad Angelo Vassallo, per dire un grazie ai fratelli che da sempre, io ho conosciuto personalmente Dario, hanno creato la fondazione e hanno creato tutto quello che è il dire no a questo sistema. E da anni stiamo seguendo questa vicenda con trepidazione, perché è giusto fare giustizia verso una persona che come ufficiale dello Stato ha perso la propria vita per cercare di non far infiltrare la criminalità mafiosa nel proprio territorio. E questo, mi rivolgo soprattutto ai giovani, deve essere il nostro insegnamento e deve essere l'esempio che bisogna sempre avere il coraggio di dire no a chi vuole delinquere, a chi vuole sopraffare la persona per bene. Siamo fuori, stiamo creando delle piccole mafie. Perché le associazioni oggi languono, non hanno nuove adesioni? Perché? Ma perché devi andare là? Non ti conviene, cosa ti guadagni? Bisogna dare questa educazione nelle case, nelle famiglie, oltre che nelle scuole. Siamo costruttori di comunità, non di interessi privati, personali e diciamo egoistici, scusate se mi permetto. Però io vedo questo come un'urgenza educativa estremamente importante. Diceva il Papa, c'è proprio un'emergenza, ma più di un'emergenza, c'è un disastro, in quel senso. Adesso benediciamo. Allora, la preghiera che ci ha insegnato Gesù ad essere fratelli, a perdonarci, ad accoglierci, è il Padre nostro. Invito a dirla con me. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo. È stato molto emozionante, Raffaele ci ha fatto un po' divagare la mente. Allora in questo momento penso che ci sono dei temi importanti. Prima di tutto il tema più importante è lo Stato. Oggi noi qui rappresentiamo quello che è il vero Stato. C'è il sindaco, ci sono le amministrazioni, altri sindaci, ci sono le forze dell'ordine, nel quale va il mio ringraziamento, ci sono le associazioni e c'è la scuola, il volontariato, ma ci sono soprattutto gli studenti. In questo parco i ragazzi diventeranno grandi e forse qualcuno si ricorderà anche di Angelo Vassallo. Noi veniamo da una famiglia di pescatori. E nostro nonno ha fatto la guerra 15-18 negli Alpini al fronte, anche se veniva dal mare, e dopo 3 anni di guerra è tornato vivo. Nostro padre ha fatto il sommergibilista per 3 anni di guerra, la seconda guerra mondiale, ed è tornato vivo. Angelo faceva il sindaco ed è morto, ammazzato in tempo di pace. Perché in questa faccenda è ben chiarire il rapporto di rispetto che c'è tra noi, familiare, la fondazione e le istituzioni. Anche se qualcuno si è sporcato le mani vivendo nelle istituzioni, sono uomini, ma non sono. Non è lo Stato siamo noi, oggi qui è lo Stato, c'è il viceprefetto, ma oggi avete avuto la dimostrazione che questa storia continua. Chi voleva far passare Angelo per un camorrista, perché c'è stato anche questo, ha sbagliato a fare i conti, Angelo è diventato un'icona, un punto di riferimento per tutti i sindaci italiani. E oltre, basti pensare
che ultimamente in Albania sono stati piantati più di 1000 alberi per un bosco dedicato ad Angelo Vassallo.